2019 è stato un anno sufficientemente buono per noi, non ci possiamo lamentare. Abbiamo avuto incrementi importanti sulle vendite rispetto al 2018, che già non era stato male come anno, per cui continuando la nostra serie di investimenti per rendere i nostri, chiamiamoli, negozi sempre pronti alle qualsiasi tipo di esigenza del cliente, abbiamo avuto dei buoni risultati, per cui la gente ha continuato a venire a servirsi da noi e ci ha dato la possibilità di essere concorrenziali con i nostri colleghi e lavorare, pur lavorando in un comparto un po' difficile, perché i nostri prodotti seguono tutte le tendenze delle borse, per cui sono prodotti quotati in borsa, ogni mattina c'è un prezzo diverso, per cui siamo riusciti a calmierare i prezzi e a restare competitivi sul mercato. Il 2020 per noi è un anno molto importante. Nel 2020 la nostra piccola società compie 85 anni. È nata appunto nel dicembre del 1935 come agente di un'importante compagnia petrolifera straniera. Il futuro lo vediamo sufficientemente roseo. Abbiamo già predisposto numerosi investimenti, ci stiamo aggiornando sempre più a tutte le normative e cerchiamo di appunto aggiornare al meglio tutto quanto per i nostri clienti. Sono già partite le nuove tessere aziendali per fare rifornimento dai primi giorni di gennaio. Nell'impianto, in uno dei nostri impianti, quello di San Giovanni Lupatoto, abbiamo inserito il distributore dell'urea, in modo che anche i mezzi pesanti possano fare tranquillamente rifornimento nell'arco delle 24 ore, anche quando l'impianto è chiuso. La novità principale per il 2020 per noi è l'installazione, con un partner molto importante, della prima colonnina elettrica nei nostri impianti. Una colonnina elettrica che caricherà contemporaneamente due macchine e una colonnina elettrica ricarica veloce. E il futuro, il progetto per il 2020-21-22 sarà quello di dotare, se tutto va bene, tutti i nostri impianti di colonnine elettriche.